Raga, lo so. Un bel macello, eh? Penso che ve lo state a chiedere che cazzo vi sta succedendo, Daniele. Che sta succedendo? Non me lo sono riuscito a spiegare manco io fino a 2 settimane fa, 3 settimane fa. Vabbè. Dai, oggi vi parla Daniele. Anche se tanto, Frank, è solamente Daniele che ci crede un po' di più, eh. Frank è solamente Daniele con un po' più di coraggio, un po' più di consapevolezza di se stessi. È il modello a cui Daniele si ispira, Frank. Niente di più, niente di meno. È tutto quello che c'è di buono, è solo un... una persona, un eroe, per me un eroe. Poi oggi Daniele vi ha portato, oggi vi ho portato a un posto molto speciale che sinceramente non pensavo di venire qua per girare questo video, però questo posto è un po', è molto speciale per me. Sono venuto qua perché voi siederete qui accanto a me, anche se c'è uno schermo di differenza, e finalmente posso parlare ed essere ascoltato, perché purtroppo quello che mi manca è proprio questo, poter parlare con qualcuno che mi ascolti. E uno dei motivi per cui ho aperto YouTube è proprio questo, il poter essere ascoltato. Sto male, sì, sto male, e credo che quella brutta bestia sia tornata, dico la verità, non me l'aspettavo di dover fare un video del genere di nuovo, non mi aspettavo di dover venire qui da solo, perché proprio questo è il motivo. Il motivo è proprio questo. Sì, sono stato abbandonato, ma questa volta non c'entra nessuna questione di cuore, ma c'entrano proprio le amicizie. 10-20 anni di amicizie buttate nel cesso. Sì. E ora mi direte, vabbè, sai Daniele, c'hai 30 anni, c'hai 31 anni se cresce. Per carità, io non metto in discussione la scelta di nessuno. Sappiate però che le scelte portano a delle conseguenze. Una scelta giusta per me può rivelarsi giusta per me, ma non per un'altra persona, e potrebbe avere conseguenze tragiche magari per quell'altra persona. Guarda caso, è successo proprio questo. È successo proprio questo. È da praticamente quasi un anno che ormai va avanti questa situazione. Io ho cercato di reggere botta, di sta appresso, di cercare di essere il più neutrale possibile, cercare di tenere unito il gruppo, gli amici miei. Ho cercato in tutti i modi di non arrivare a questo punto. Ma regà, allora, io adesso vi dico una cosa. Qui non c'entra il stai male perché ti hanno abbandonato gli amici. Qui c'entra il fatto che io sto male. Che siano stati gli amici ad abbandonarmi oppure un'altra situazione, io sto male. Punto. Io voglio avere il diritto sacrosanto di essere rispettato per questo motivo. Non chiedo altro. So che da voi effettivamente non c'è problema, però adesso vi racconto un po' di cose perché vi faccio capire un po' la situazione, perché qui l'ho presa molto alla... Però adesso vi racconto un po' tutto. Ah, prima di partire con il discorso, scusate, vorrei dire perché lo stai facendo.
Non lo sto facendo per visualizzazioni, non lo sto facendo per niente al mondo, anzi questo video non sarà neanche monetizzato, se volete saperlo. Lo sto facendo per vari motivi. Il primo perché ho bisogno di parlarne, ho bisogno di sfogarmi. Il secondo è perché io sono il primo a dire determinate cose. Sono il primo a dire: se state male, parlatene. Trovate qualcuno a cui interessi quello che vi dice, quello che dite, e fatevi aiutare. Raga, se io sono il primo a dire queste cose, devo essere pure il primo a dare l'esempio. Sì, spero che possiate capire. Cerchiamo di normalizzare questa cosa, il fatto di stare male, prendere coraggio a dirle certe cose. Non c'è niente di male, non c'è assolutamente niente di male a dire sto male e a farsi aiutare anche solo dagli amici veri, perché fortunatamente non ho buttato tutte quante le amicizie, per fortuna alcuni ci sono e ho potuto dire che cosa sto passando. Allora, ritornando a noi, ho preso consapevolezza del mio dolore, di quello che stavo passando in realtà da 2 settimane a questa parte. Ora ci arrivo, ora vi racconto proprio tutto quanto e insomma ci arriviamo anche a capire perché ho preso consapevolezza, come ho fatto più che altro a prendere consapevolezza e come sto cercando di combattere. Allora, vi dico solo che arrivati ad un certo punto la situazione è stata talmente disastrosa quest'anno che mi ha veramente portato ad accusare dei sintomi fuori dal comune. Tuttora sono sempre stanco, tuttora non ho voglia di fare niente, non riesco ad avere la concentrazione per fare delle cose. Infatti, se vedete su YouTube, sto pubblicando di meno, ma non per colpa mia, proprio perché purtroppo c'è questa cosa di mezzo, c'è questa malattia di mezzo. E questo ha ripercussioni su tante cose. E poi, soprattutto, mettiamoci anche che questa volta, purtroppo, ho cominciato ad avere anche attacchi d'ansia. L'ultimo, pensate, ce l'ho avuto al lavoro e staccavo, pensate, mezz'ora più tardi, avrei dovuto staccare mezz'ora più tardi, io ero lì per dire, regà, io dentro di me pensavo: me ne voglio andare a casa, non gliela faccio, sta così, devo andare a casa il prima possibile. Però chi gli vai a dire ai manager? Mandatemi a casa perché c'è un attacco d'ansia. Poi pensate che lì al lavoro io adesso non ce l'ho con nessuno, però per farvi capire un attimo la situazione, lì al lavoro, in poche parole, mi prendono per il culo, dicono: Dalton è stanco, si vede che sono stanco, effettivamente, si vede che sono stanco. Però non ci hanno mai pensato a dire: ma perché Dalton è stanco? Che ha fatto? Cioè, loro pensano che veramente io, uno per essere stanco deve aver fatto qualcosa tutto il giorno, deve essere andato magari a zappare la terra tutto il giorno e poi si presenta al lavoro che è stanco. No, io mi sto rendendo conto che sono stanco senza motivo. In realtà il motivo io lo so, sono stanco perché sto passando sta cosa, cioè io non riesco neanche ad alzarmi la mattina dal letto e per essere produttivo. Cioè, l'ultimo video che ho fatto, regà, vi dico la verità, ho aperto Premiere, dopo 5 minuti lo chiudevo, è andato avanti così per una settimana. Io lì ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava. Mettiamoci allora: stanchezza, perdita di concentrazione e ansia generale, che in realtà è venuta dopo che avevo preso consapevolezza della cosa. Mettiamo insieme tutte queste cose e uno fa 2 più 2 e dice: porca miseria, ma voi vedete che sto male? L'ho capito perché, ora vi dico come l'ho capito. Ne parlavo con mia cugina 2 mesi fa, a ottobre, cioè raga, io vi giuro c'ho ancora la chat che gli devo rispondere. Ne parlavo con mia cugina e
sono 2 mesi che io gli devo rispondere. Parlavo proprio di questa cosa, parlavo della situazione che ho avuto un po' con i miei amici, parlavo di come mi sentivo e, raga, non le ho ancora risposto. Io un giorno mi sveglio la mattina e dico: ma perché non gli rispondo? Perché non le rispondo? Nel mio cervello è scattato proprio l'interruttore e mi ha detto: Adà, te non gli rispondi perché forse effettivamente stai di nuovo combattendo con quella brutta bestia. Regà, io da lì ho preso coscienza che sono di nuovo in questa situazione. Me ne sono accorto un po' dopo Montelago, perché se andate a vedere il video di Montelago, effettivamente racconto che mi sono sentito tanto solo, però non lo volevo accettare. Io in quel momento ho cominciato ad accettare la cosa. Da un mesetto a sta parte, perché è stato... Io proprio un giorno mi sveglio, click. Ho preso consapevolezza e da lì il disastro. Il disastro ancora di più, perché poi in realtà è un mesetto e mezzo buono che, diciamo, forse un mesetto che comunque sto andando avanti, che sto con questi sintomi brutti, e quindi però non riuscivo a capire che cosa c'è. Dicevo: che cosa c'è che non va? Perché io sto così. Allora, raga, purtroppo quando fai un video del genere e non ti segni le cose, c'è il rischio che tante volte ti dimentichi alcune cose da dire. Infatti mi sono dimenticato, per esempio, di dirvi che un'altra delle cose che mi ha fatto, tra molte virgolette, capire, prendere consapevolezza, è stato il fatto di non volersi neanche allenare più. Perché io andavo in palestra e sapevo che c'erano loro. Quindi ho detto a una certa, non c'ho voglia di andarci oggi, così per qualche settimana. A un certo punto ho detto: ma effettivamente io non ci voglio andare perché ci stanno loro. Quindi quella è stata un'altra cosa che dopo, con il tempo, mi sono accorto, perché non volevo andare in palestra, perché effettivamente avrei comunque sia visto loro inevitabilmente. Calcolate pure che effettivamente il fatto di stare tutto il giorno, e dico tutto il giorno, da solo dentro una stanza buia ed uscire solo per andare al lavoro, raga, è con il tempo è logorante, e questo sta succedendo praticamente da quando è successo il fatto con i miei amici, da aprile, da maggio, forse anche prima, da quando hanno cominciato a litigare. È stato un distaccamento, come dire, all'inizio molto lieve, piano piano hanno cominciato a prendere la loro strada, a andare per cavoli loro. Io, nonostante sia stato molto neutrale, nonostante abbia voluto in qualche modo cercare di mantenere il rapporto, loro hanno fatto di tutta l'erba un fascio con altre persone che hanno litigato, in realtà con una persona che hanno litigato, ma dato che comunque sia io sono molto legato a questa persona per vari motivi, hanno fatto di tutta l'erba un fascio e mi sono ritrovato da solo, senza nessun motivo, tralasciando il fatto che con il tempo poi campavano scuse su scuse per non chiamarmi, per non fare determinate cose per il compleanno mio. Neanche ve lo lascio immaginare quello che è stato. Neanche ve lo lascio immaginare, raga. Ho invitato alcune persone perché dico: cazzarola, il compleanno mio, voglio
festeggiarlo. Non dico come si deve, avrei voluto fare meglio, però comunque avrei voluto festeggiarlo in un certo modo. E regà, mi hanno pisciato pure il giorno del compleanno mio. Cioè, io non riesco a capire quanto devi essere cattivo, quanto devi essere una persona di merda per pisciare un tuo amico il giorno del compleanno. Soprattutto non tanto pisciarlo, cioè pisciarlo nel senso non andare al suo compleanno, perché ci possono stare vari motivi. Perché però ti devi inventare scuse? Perché vi dovete inventare scuse? Soprattutto se io sto male, se sono stato male in quel periodo. Magari un po' di meno, ma sono stato comunque male in quel periodo. E quindi niente, con il tempo la cosa è sempre peggiorata, perché come vi dicevo, il fatto di uscire da quella cameretta solo perché devi andare a lavorare, ti svegli la mattina, esci di casa per andare a fare colazione, poi ti butti lì dentro e non esci finché non vai a lavorare, e le uniche persone che poi vai a vedere durante il giorno sono i tuoi colleghi, perché altri non vedi, altri non... A parte, ecco, c'è solo una persona che mi sta veramente accanto. In realtà più di una, però vabbè. Quindi con il tempo ho capito che c'era qualcosa che non andava. Ho fatto 2 più 2 e ho detto: cavolo, Daniele, tu stai male. E lì è stato proprio il click. Quel click che dicevo appunto, che ti ha portato a... che ti porta, come è stato appunto qualche anno fa, a stare male. E non è tanto chi ha causato quel click, quanto comunque quel click adesso c'è. E tu adesso stai male. Purtroppo la gente non riesce mai a capire questa cosa. Il fatto del... quella bomba è stata buttata, non importa chi è stato, ma quella bomba è stata buttata e i danni ormai li ha fatti, punto. Se fa presto a dire, ma... c'è chi sta peggio di te, c'è sta... ma devi crescere, ma di qua, ma di là, sto cazzo. Io purtroppo sto male. Lo capite che sto male? Ritornando al fattore lavoro, ecco, io ho tanta paura lì perché a di certe cose, perché allora ci sta alcuni colleghi che lo sanno. Ma io ho tanta paura lì dentro di dirlo alla persona sbagliata. Perché quelli che mi dicono Daltor sta male, Daltor sì, Daltor sta male, Daltor è stanco, è stanco, è stanco. Io gli posso andare a dire Daltor è stanco perché Daltor sta combattendo contro quella brutta bestia? Sapete poi che succede là dentro? Cioè, tante volte mi dicono, ecco, vorrei tirare fuori pure questo argomento perché... al lavoro si è sempre detto: a me non me ne frega niente che tu di fuori c'hai problemi, qui dentro non li devi portare. Come faccio io adesso ad andare da chi di dovere e dirgli: Daltor è stanco perché sta combattendo quella brutta bestia? Spiegatemelo. Allora, io so che questo video probabilmente potrebbe vederlo eventuali colleghi. Chiedo solo un po' di rispetto io in realtà. Non chiedo di essere trattato meglio degli altri solo perché appunto sto combattendo contro quella brutta bestia. Chiedo solo un minimo di rispetto. Se magari qualcuno di voi adesso guarda questo video, perché poi è un attimo, ragazzi, se uno vede il video a farlo sapere a tutti. Io quello che chiedo a tutti quanti, quelli che mi conoscono, che guarderanno questo video, un po' di rispetto, solo quello, perché, come dicevo, sto combattendo contro quella brutta bestia di nuovo e spero che appunto non succeda niente. Io non voglio approfittarmene. Non voglio per niente approfittarmi. Ma adesso mi vedete così tranquillo, no?
relativamente tranquillo, perché poi in realtà non so che dirvi se sto tranquillo o no, però sti 2 giorni sono stati pure abbastanza tranquilli. E un po' sono riuscito a riprendermi, ma regà, vi giuro, il fatto di svegliarsi tanti giorni ed essere già stanco, non lo so, regà, mo che cazzo sta succedendo, però questi 2 giorni un po' mi hanno fatto riprendere. Spero che continui così. Poi, per farvi capire un attimo il livello di stanchezza e di ansia di socializzare, pensate che adesso, qualche giorno fa, perché si parla del 27 di dicembre, ero stato invitato al compleanno di un amico. Io la sera praticamente ero lì lì per dirgli: guarda, non ce la faccio, non vengo, non... Raga, vi giuro, ho preso la macchina e non dico a metà strada, a un certo punto ho detto: no, mo me giro e torno indietro, non ce la faccio. Raga, è veramente un qualcosa di assurdo. Cioè, qui si pensa veramente che quella brutta bestia sia qualcosa di... Boh, quando in realtà è molto più di quello che si riesce a vedere. Perché magari, ecco, una persona che sta combattendo questa battaglia, voi la vedete tranquilla, sorridente, la vedete come se non fosse successo niente, ma in realtà sta facendo veramente una fatica enorme, veramente, veramente enorme, solo a vivere, a fare le cose che dovrebbero essere normalità. Fa veramente molta fatica a vivere anche solo la normalità. Immaginate cosa sta passando una persona del genere. Soprattutto state sempre attenti a ciò che dite, misurate le parole, ma non solo con le persone che stanno passando questo periodo, perché voi non potete saperlo tante volte. Io ho veramente passato un Natale di merda, il Natale, perché la sera prima mi era stata detta una cosa, anche solo per scherzo, perché poi probabilmente è stata detta per scherzo, ma certe volte ci penso e dico: sì, vabbè, ma pure che è stato detto per scherzo, ma perché mi devi dire una cosa del genere? Vi giuro, raga, ho passato tutto il Natale, tutto il Natale, a ripensare a quello che mi era stato detto la sera prima. È veramente qualcosa di brutto. Ripeto, pesate sempre le parole, perché non sapete se dall'altra parte c'è una persona che sta combattendo questa battaglia. Non potete mai saperlo, perché purtroppo queste persone lo mascherano molto bene certe volte. Io non so come... Io non penso di essere un bravo attore e non so se lo sto mascherando. In realtà, tante volte ritorno infatti a dire: come fate a non averlo visto? Io penso che si veda tranquillamente, anche solo dalla tristezza che ho nel mio sguardo, anche quando sto al lavoro. Infatti non riesco a capire come sia possibile che certe volte le persone non riescano a capire che effettivamente c'è qualcosa che non va in me. Evidentemente, non lo so, sarò che lo maschero bene anch'io, però non me lo riesco a capacitare. Cioè, magari sarà che io comunque lo sto passando e non ho non posso, diciamo, ecco, non dico non posso parlare, però non è un metro di giudizio buono il mio, ecco. Tra l'altro, ecco, volevo aggiungere il fatto che al compleanno del mio amico era giusto fargli sapere che io stavo in un momento del genere, e gliel'ho detto,
l'ho preso da parte, gliel'ho detto, guarda, io sto combattendo di nuovo quella brutta bestia e ho fatto una fatica enorme questa sera a venire e a stare qui, perché era giusto che lo sapesse. E lui effettivamente mi ha detto, purtroppo, quando sei una persona sensibile, hai a carico tante cose che purtroppo tante persone non hanno, e purtroppo questo bisogna accettarlo, bisogna vivere appunto per i propri progetti, che tu ce n'hai tanti. E insomma, mi ha detto una cosa del genere, io sono veramente contento di quello che mi ha detto. Questi sono i veri amici, effettivamente. Gli altri penso che non se ne siano accorti, perché comunque ci ho passato una bella serata. E mi dispiace, però se state vedendo sto video, regà, sappiate che vi voglio bene. Vi voglio veramente bene. Altra cosa che volevo aggiungere è che, oltre a mia cugina, a cui praticamente non rispondevo per paura appunto di ritornare a parlare di, cioè, non tanto di ritornare, di dire appunto che stavo male, non era solo lei in realtà, ora che ci penso, era anche altre persone con cui mi sfogavo di questa situazione, dicevo sì, sto male, ma in realtà non penso di stare così male. Sminuivo, come facevo anni fa, il problema. Dicevo, no, vabbè, ma dai, sarà solamente una cosa passeggera, sarà solamente un po' di tristezza temporanea, quando in realtà non lo era. Col senno dei poi, ora, io vi posso dire che tutto quello che sto dicendo non è supportato da diagnosi. E tutto quello che sto passando è frutto del mio pensiero, per cui siete liberi di non crederci, siete liberi di dire quello che volete. Ma io ripeto, chiedo solo un po' di rispetto per quello che sto passando e quello che stanno passando tante altre persone che, oltre a me, stanno in un periodo del genere e magari non è diagnosticato come me. Perché, raga, questa veramente è qualcosa di brutto, il fatto di sminuire una cosa solo perché non è diagnosticata. Io, raga, so come mi sento, so quello che sto passando, lo vedo in prima persona. Per favore, cercate di capire. Ora, non sto dicendo che non dovete andare dallo psicologo, non dovete andare a farvi diagnosticare quello che avete, anzi, io, se continua così, questa volta penso di dover andare veramente, mi farò dare veramente una mano da qualcuno per andare dallo psicologo, dalla psicologa, quello che sarà. Però non sminuite mai, per favore, non fatelo. Mi capitò, pensate, dopo aver fatto il video su quella brutta bestia, di essere appunto contattato da una pagina grande, una pagina veramente grande, dicevo, ero stato contattato da una grande pagina che parla appunto di attualità e ha a cuore anche questa tematica, e mi avevano chiesto dettagli sulla storia e credo volessero comunque sia raccontare quello che avevo passato. Gli ho raccontato un po' la mia situazione, la storia, però penso di aver capito proprio che quando mi hanno fatto una domanda, ma tu sei andato dalla psicologa, cioè, come ne sei uscito? E insomma, queste domande così, quando hanno visto che comunque sia io ne ero uscito da solo ai tempi, non gli faceva comodo il messaggio che lanciavo, perché appunto ne ero uscito da solo, ne ero uscito senza ricorrere a
appunto alle cure, e credo che questa cosa non facesse bene al messaggio che volevano lanciare. Io, per carità, l'ho sempre detto, raga, fatevi aiutare. A qualsiasi persona, se pensate che non ce la fate, fatevi aiutare. Non prendete come esempio il mio, perché io sì ce l'ho fatta, ma non tutti sono come me, e poi ho dovuto passare l'inferno per farcela. Questa volta non lo so, vediamo come va. Nei prossimi mesi spero di riuscire a calmare questa tempesta, perché ho in mente sia un sacco di progetti belli, perché comunque sia sto portando avanti la mia one man band, sto portando avanti progetti futuri molto interessanti, però non basta solo quello. Quindi, regà, cercate veramente in qualsiasi modo di farvi aiutare. Se vi serve, fatevi aiutare. È vero che tante volte lo dico sempre pure io, quando stavo bene, perché poi quando stavo bene dicevo sempre, la vedevo molto lontana la situazione, per cui dicevo, guarda, il problema è tutto di testa, cerca di non pensare a queste cose, cerca di non pensare brutto, cerca di pensare alle cose belle, lavora sul fare cose, diciamo, a lungo termine, che ti danno un qualcosa a lungo termine, che ti danno soddisfazione, ma anche a lungo termine. Ecco, io per esempio di progetti a lungo termine ce l'ho, ce n'ho un sacco di progetti a lungo termine. Forse questa è una delle tante cose che mi aiutano a non affondare completamente e non fare cose di cui me ne pentirei. Ma è proprio per questo motivo, infatti, che io sono qui a dirlo e l'ho detto a tanti altri miei amici. Ho detto, regà, sto male. Ve lo sto dicendo a voi perché mi dovete tenere d'occhio. C'ho paura, sì, c'ho paura. Posso avere paura? Quindi questo è. Raga, questo è. Come sto cercando di combatterla? Allora, questa volta sto cercando di combatterla sempre dedicandomi alla lettura, però purtroppo alla lettura mi ci sto dedicando sempre poco. E lo sto facendo appunto prima di andare a dormire. Però invece di leggere Lovecraft, questa volta letture filosoficamente pessimiste, sto leggendo qualcosa di un po' più ottimista, qualcosa che mi dia un po' più speranza, e lo come dire, e lo sto mettendo proprio anche con musica che mi dà speranza, che è il power metal. Infatti sto ascoltando l'ultimo album di Dual Light Force, e poi Dual Light Force, regà, lo sapete, per me sono veramente un pezzo di cuore. In realtà sto ascoltando un po' tutti i Dual Light Force, e nel frattempo leggo le favole, le fiabe dei fratelli Grimm. E vi devo dire, non so, ancora non riesco a capire bene. Non è la stessa cosa che mi dava lo stesso sollievo che mi dava quando leggevo Lovecraft e ascoltavo Aquilus. Anche se dopo che ho letto una delle fiabe, non mi ricordo se era Raperonzolo, comunque una delle fiabe, mentre stavo leggendo, ho proprio chiuso il libro e mi ha dato quel senso di soddisfazione proprio di dire, oh, che bello! E mi sono addormentato così, ascoltando i Twilight Force, è stato proprio bello, cioè. Purtroppo è successa solo una sera, però spero di poter replicare come facevo appunto quando ascoltavo Aquilus e leggevo Lovecraft, perché cerco proprio quella sensazione. Questa volta sto cercando di farla con una cosa un po' più positiva che più negativa, diciamo. Comunque, raga, io questo video lo sto registrando che è il 31 di sì. È il 30 di dicembre.
Domani non avrò il tempo di montarlo, io spero di averne oggi, ma ci credo poco. Non so come andrà a Capodanno. Perché quando stai così, poi stai in mezzo a tante persone, ma ti senti comunque solo. Ti senti solo, non ascoltato, non lo so, cioè ti senti male. Non ti dico ti senti a disagio, ma non appropriato, non lo so come dire, però ti senti solo in mezzo a tante persone. Non lo so. E a questo punto dici, che cavolo ci sto a fare in mezzo a loro se comunque mi sento solo? Vi darò aggiornamenti quando monterò il video, perché tanto questo video lo monterò più avanti, non riuscirò a montarlo domani. Vi ricordo che oggi è 30 che sto registrando. E spero di passarlo in modo da stare bene. Spero solo questo, non chiedo altro. Ripeto, chiedo solo un po' di rispetto, non tanto da voi, perché voi, ragazzi, siete i primi che mi capite. Chiedo un po' di rispetto da le persone che mi stanno accanto, le persone che potrebbero starmi accanto. Che dovrebbero starmi accanto, però non ci sono. Che si facciano due domande e dicano: oh Dania, ma che c'hai? Qual è? Che problemi c'hai? E soprattutto dopo che l'hanno capito, dopo che me l'hanno chiesto, spero che abbiano un po' di rispetto per questo dolore che io adesso sto provando. Di nuovo. Andiamo a vedere il tramonto, va. Signori, per voi irriducibili che vi siete sorbiti 40 minuti di pippone, tra l'altro neanche tagliato, cioè nel senso vi ho lasciato frame per frame perché ci tenevo a farvi capire che questa situazione è veramente più complicata di quello che pensavo. Non posso far altro che ringraziarvi di cuore, di nuovo, per aver ascoltato questo ragazzo nel momento del bisogno. Grazie a tutti.